Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, prima di incominciare la trasmissione di oggi, che continua a vertere sull'uomo e le sue trasformazioni, cioè l'uomo che vive la magia della vita, la stregoneria dell'esistenza, vi ricordo che stasera c'è un piccolo incontro che avviene al bar in Bolk, al pub in Bolk, in via Aureliana a Montegrotto Terme, alle ore 9, diciamo così, pagani, sì, i Wiccan più che altro, qualche pagano, i pagani insomma si ritroveranno a parlare di varie cose. Naturalmente si berrà qualcosa, si mangerà qualcosa, si chiacchiererà, si conoscerà. E persone che ci vengono, bene, insomma, questa è una richiesta che mi ha fatto Francesco, insomma, d'altronde lo stesso giornale il mattino di Padova ha dato l'annuncio nelle sue cronache in breve. E niente, questo qua è la questione per stasera. Dopodiché, per noi pagani, il momento, diciamo così, certo, il momento culminante è per sabato 25 marzo, che ci sarà presso il Bosco Sacro di Jesolo a Venezia, ci sarà il rito dell'equinozio di primavera. Il rito dell'equinozio di primavera che verte la nascita, che praticamente celebra la nascita, ogni istante della nascita. In internet trovate gli altri riti che abbiamo fatto, insomma ce n'è da vedere insomma come è impostato il rito, perché è impostato il rito, e sempre in internet abbiamo messo anche le invocazioni che usiamo durante il rito. Sono tutte invocazioni relative alla nascita dell'universo, alla nascita di Pan, alla nascita di Zeus. E poi che manca? Poi c'è Atena, ci La nascita di Atena. sono dei carmi molto arcaici della religione romana, due al sole, due a Giano Sole, e uno a Zeus, uno a Giove, C'è e un poi inno c'è un inno egiziano, quello egiziano, del e c'è l'inno al e serpente, c'è l'inno al serpente, oltre io. che so tu, ecco. Sì. Ogni pagano scrive in realtà i propri inni, no? E il mio, quello che ho scritto, è l'inno al serpente ed è un inno, l'elaborazione su una traccia di un vecchio inno dei Naasseni. I Naasseni, vi ricordo che erano degli gnostici, in realtà molto particolari, molto strani all'interno del quadro generale dello gnosticismo. Comunque l'inno loro aveva delle assonanze, però alcune cose chiaramente non mi piacevano, l'ho riscritto come piace a me. Ed è venuto fuori un buon inno, tutto sommato. Niente, praticamente questo è l'insieme del rito che teniamo, è l'equinozio di primavera. Detto questo, trasmissione di oggi pomeriggio abbiamo parlato della crescita del bambino, il bambino che cresce, il bambino che diviene nella sua realtà. E l'abbiamo lasciato alla fine della trasmissione quando abbiamo parlato che il cervello degli adolescenti praticamente subisce una vera e propria trasformazione, una vera e propria rivoluzione. Che c'è il cambiamento, ma in realtà, se voi ricordate un attimino, andate a memoria, avete sempre saputo che gli adolescenti hanno tutta una serie di manifestazioni anche psichiche e psichistiche. Per esempio, quelli che si parla qualche volta dei fenomeni di poltergeist, no? Fenomeni di cose che prendono fuoco, sono quasi tutti provocati da persone adolescenti, o comunque con la presenza di adolescenti. Perché in realtà nel momento del passaggio fra l'età, diciamo così, infantile e l'età adulta c'è una vera e propria rivoluzione di quello che è la struttura psicofisica dell'individuo. E questa rivoluzione naturalmente avviene in un arco di tempo, naturalmente c'è il salto qualitativo e poi c'è l'accumulo quantitativo. Ricordo sempre che chi ha seguito la trasmissione ormai questo concetto lo ha assimilato profondamente. Tutta la vita, le espressioni della vita in tutta l'esistenza, in tutte le trasformazioni dell'esistenza, avviene per accumulo quantitativo da cui germina la qualità. La qualità è
è una trasformazione di tutto ciò che è precedente e che si è accumulato. La qualità, una volta che germina dalla quantità, a sua volta accumula e diventa un'altra quantità. Questa quantità, quando va verso l'accumulo, verso il portarsi contro la diga, fa emergere un'altra qualità. Naturalmente più qualità possono emergere dalla stessa quantità, e questo ci dà per esempio la diversificazione delle specie nella natura. Cioè in pratica esistono dei processi di trasformazione della vita che avviene con questo procedimento. Questo procedimento si cala anche nell'individuo, a quantità di tensioni psicologiche emergono delle qualità di modificazioni soggettive. Non sempre le qualità sono buone. Se noi dovremmo parlare di uno degli ultimi articoli che è uscito fuori e che mi ha permesso di capire un attimino alcune cosette, ma le avevo già capite prima veramente. Dalla guerra civile al Vietnam, così colpisce il morbo del militare. Cioè in pratica cosa succede? Succede che dei militari che hanno vissuto guerre abbastanza lunghe, abbastanza prolungate, la loro struttura emozionale ha subito una tale quantità di coercizioni, di attenzioni, di modificazioni, per cui quando questi qua sono venuti fuori dalla guerra, cioè la guerra è finita, non erano più gli stessi che erano partiti, cioè la loro struttura psichica era completamente diversa. In pratica, attraverso un accumulo di quantità di elementi che hanno subito in quelle condizioni, questi hanno prodotto una qualità diversa del soggetto, per cui il soggetto non è più lo stesso. Ora, in questa trasmissione, se ci riesco naturalmente, quello che mi interessa è mettere in luce una serie di cosette che appartengono alle ultime scoperte, alle ultime intuizioni, messe un po' putpuri, che vi danno un excursus, un quadro dell'uomo. Non è completo, cioè ci sarebbero altre 500 cose da dire, però questi elementi che vi sto dicendo hanno un'importanza particolare. E vi prego di considerare questi elementi non come degli oggetti in se stessi, ma come degli elementi che vanno a cambiare l'intera descrizione dell'uomo da come ce lo hanno raccontato, per esempio, i cattolici, i cristiani per centinaia di anni. Per esempio, vediamo un attimino la prima. La scoperta. Il cervello sente il silenzio, così impara a concentrarsi. È una notizia della Repubblica del 7 gennaio 2006, per cui è recentissima. Il cervello è in grado di sentire anche il silenzio, perché quando siamo immersi nella completa assenza di suoni, si attiva una specifica area. A essere accese sono le aree della corteccia uditiva. Hanno spiegato sulla rivista The Journal of Science Pierre von Lupt e Julien Voisin dell'Istituto Nazionale delle Ricerche Francese, INSERM, le stesse aree che diventano attive quando siamo all'ascolto di qualunque suono. Secondo gli esperti, la scoperta potrebbe avere utilità nel capire come trattare i disturbi dell'attenzione, poiché mette in luce alcuni meccanismi con cui il cervello presta attenzione sia a qualcosa presente, sia alla possibilità che questo qualcosa, ad esempio un suono assente un certo tempo, si presenti un momento successivo. La corteccia uditiva, nonché un'area posta nel lobo frontale e importante per l'attenzione ai suoni, si accendono sia che i soggetti stiano ascoltando un suono, sia che stiano solo prestando attenzione al silenzio e concentrandosi sulla possibilità di udire un suono nell'immediato. Dunque, quando siamo in attesa di un evento imminente, il nostro cervello è sensibilizzato alla possibilità che tale evento accada. Cosa significa questo? Significa che noi abbiamo concentrato all'interno del cervello tutto un sistema di attenzione e preattenzione dell'uso della nostra massa cerebrale. Cioè la nostra massa cerebrale è attenta al mondo che ci circonda e si predispone ad afferrare dal mondo i fenomeni che si presentano. E non è una scoperta da poco.
perché se non c'è questa predisposizione ad afferrare tutti i fenomeni che si presentano, spesso i fenomeni che si presentano sfuggono alla nostra attenzione, in pratica passano senza che noi li ascoltiamo, senza che noi li udiamo, senza che noi ci mettiamo attenzione. Cosa significa mettere attenzione a un fenomeno? Significa far rientrare quel fenomeno dentro la nostra sfera psichica, far rientrare quel fenomeno dentro la nostra struttura emotiva, far rientrare quel fenomeno dentro la nostra sfera del giudizio. In pratica non è semplicemente sentire una cosa, ma considerare la cosa che si è sentita, farla diventare nostra, farla diventare una parte di noi stessi. Se noi abbiamo la capacità di mettere attenzione, cioè di prevedere che ci arrivano delle cose dal mondo, anche se poi dal mondo ci arrivano delle cose diverse, siamo pronti per afferrarle. Ed è uno dei concetti fondamentali dell'attenzione. Questa attenzione può essere anche allenata. Noi infatti, quando trattiamo il crogiolo dello stregone, trattiamo innanzitutto la sospensione del dialogo interno, che è una pratica che serve a fermare le parole. Quando noi fermiamo le parole, cosa facciamo? Mettiamo attenzione a tutto ciò che succede attorno a noi senza descriverlo. Per cui il fatto stesso che il nostro cervello non sia attraversato da una miriade di parole ci pone la nostra attenzione vigile ad interiorizzare tutto ciò che si presenta nel mondo, che possono essere suoni, che possono essere gusti, che possono essere sensazioni tattili, che possono essere immagini, che possono essere altre cose. Naturalmente dopo si cerca sia di spegnere questo tipo di sensazioni in relazione al mondo, sia di accenderlo e di amplificarlo. Questo fa parte della sospensione del dialogo interno. Questa attività chiaramente aumenta la capacità di attenzione che ha chi pratica stregoneria. In pratica è attento a tutto ciò che succede intorno al mondo. Ora, detto così, significa abbastanza, cioè non è che renda abbastanza il discorso e cosa significa questo in stregoneria. Ma abbiamo parlato oggi pomeriggio, se siete stati attenti, del discorso dell'empatia, cioè la nostra capacità di soggettivare i fenomeni del mondo. Se noi sviluppiamo la capacità di soggettivare i fenomeni del mondo e di essere in armonia col mondo e sviluppiamo la nostra attenzione, provate un po' a immaginarvi che cosa può significare. Questo però lascio alla vostra immaginazione. Andiamo avanti ancora. Questo è un discorso che già vi ho fatto parecchie volte. Scusate. Intestino, un secondo cervello. Una fitta rete di neuroni per regolare il meccanismo fame-sazietà. Non uno, ma due cervelli. Il primo, il sistema nervoso centrale SNC, è una vecchia conoscenza e si trova nel cranio. Il secondo invece è scoperta recente, è il sistema nervoso enterico e ha sede nell'intestino, trait d'union, il nervo vago. Secondo cervello, così è stato ribattezzato l'intestino da Michel Gerson, autore del saggio bestseller in tema The Second Brain e direttore del Dipartimento di Anatomia e Biologia Cellulare della Columbia University di New York, nonché componente di spicco di un gruppo di ricercatori che da anni studiano i rapporti fra cervello e intestino. Il compito del secondo cervello o cervello viscerale è gestire in quasi totale autonomia rispetto al cervello centrale ogni aspetto e fase del processo digestivo, dall'esofago allo stomaco, dall'intestino tenue al colon. Il problema grosso di questo intestino, di questo cervello che è stato scoperto, diciamo così, è stato dichiarato, a parte il fatto che già si sapeva che negli animali c'erano più cervelli, per esempio alcune scoperte fatte sui dinosauri hanno determinato che lungo la spina dorsale dei dinosauri c'erano più cervelli, specialmente per i giganteschi dinosauri, i brontosauri, c'erano più... Aspetta, ti do il microfono, Manu.
Forse ce l'hai, prova a vedere se c'è. Sì, c'è. C'è, c'è, perfetto. Sì, comunque erano i brontosauri che avevano una serie di centri nervosi, di aggregati nervosi paragonabili a cervelli lungo la spina dorsale e uno più grosso, proprio una specie di secondo cervello al centro. Hanno spiegato in questo modo: essendo questa bestia lunga diversi metri, mette la coda sul fuoco, ora che l'impulso di togliere la coda, ora che il dolore della coda arriva fin su al cervello, il cervello ridà l'impulso, togli la coda dal fuoco, ciao coda, in sostanza. In realtà la cosa è un po' più complessa. Non tutti concentrano tutte le cose nella testa, tanto per essere chiari. Alcune specie hanno scelto altre vie di concentrare vari centri e diversificare. Quello che mi interessa sottolineare nell'intestino del secondo cervello, ed è anche una mia esperienza particolare, una situazione particolare, io mi sono trovato a vivere in una certa situazione, a un certo punto mi sono accorto che tutti gli oggetti, io riuscivo a capire le sostanze che c'erano all'interno di tutti gli oggetti, era chiaramente una situazione molto critica, e mi sono accorto che riuscivo a sapere dentro gli oggetti cosa c'era che mi sarebbe servito di mangiare, era un sciopero della fame praticamente. In realtà questo cervello che noi abbiamo all'interno dello stomaco è un cervello molto particolare che va a determinare quello che è i bisogni dell'organismo, che chiaramente i bisogni dell'organismo si concentrano sulla fame, cioè sul mangiare. Ed è quel cervello che praticamente ci è sempre servito per sapere quali sono le piante buone dalle piante cattive, quando si può bere una certa acqua, quando quell'acqua non si può berla, quando una pianta poteva far bene in quella malattia o quando non poteva far bene in quella malattia. Chiaramente ascoltare il secondo cervello, cioè ascoltare questa forza dentro di noi, serve molta attenzione, cioè serve un certo tipo di cultura, cioè ascoltare le sensazioni, le intuizioni che ci vengono dentro di noi e farle entrare immediatamente nell'azione senza essere bloccate. Quando è che le sensazioni che ci arrivano da questo cervello oppure dall'intuizione vengono bloccate? Quando la struttura educazionale che noi abbiamo, quando la nostra ragione si presume di essere padrona dell'individuo e decide lei cosa fare o cosa non fare. In realtà noi abbiamo una capacità di relazione con tutti gli oggetti del mondo, perché noi proveniamo dagli oggetti del mondo e siamo legati a tutti gli oggetti del mondo. Ciò che ci separa da tutti questi oggetti del mondo è la ragione, è la cultura e in ultima analisi è l'educazione cristiana, che ci considera creati d'immagine e somiglianza del Dio padrone e per cui siamo talmente superiori attraverso la nostra cosiddetta ragione che dopo andiamo a mangiarci quelle bellissime bacche rosse che ci fanno lasciare secchi. In realtà se avessimo invece badato al nostro stomaco ci diceva quella roba là, lasciala là. E invece siamo convinti che la nostra ragione sia superiore a qualunque altra cosa. E questo secondo cervello in realtà è quello che ci lega proprio a livello del mangiare delle cose. Ed è anche quello, questo secondo cervello, che ha portato alla magia, alla stregoneria delle piante e delle erbe. Perché al di là di quello che si racconta di solito, che sai, la strega, la nonna gli ha raccontato come si fa a guarire le cose, è abbastanza limitato come discorso, d'accordo? Mettiamo che la nonna abbia raccontato alla ragazza le sue pratiche mediche, no? Le sue pratiche mediche che faceva. A un certo punto tutte le generazioni si rompono, o per le guerre, o per i massacri, o perché si brucia tutta una generazione, o perché c'è la carestia. Cioè nel corso di queste migliaia di anni che ci sono stati, tutta quello che è la conoscenza popolare, sto parlando, specialmente voluta dal monoteismo, è stata interrotta sistematicamente. Non c'è una linea di continuità. La linea di continuità è data dall'uomo, cioè dalla sua capacità di percepire gli oggetti del mondo che gli sta attorno. In pratica, noi abbiamo tutta una serie di donne che hanno ricostruito sistematicamente quella che era la medicina popolare quando andava distrutta, e queste donne lo facevano ascoltando il cervello che avevano nel loro stomaco. Chiaramente non tutti sono in grado di farlo, anche perché se voi pensate che quello che veniva fatto nel Medioevo è niente rispetto a quello che veniva fatto alle popolazioni ben più antiche, cioè la conoscenza delle erbe,
Per esempio, faccio un esempio. Alessandro Magno è morto perché, tanto perché era re, e al re non si discute, si obbedisce e basta. E il poveraccio, prima di tutto, gli era morto l'amichetto, e già stava male. Non gli era morto l'amichetto, lo ha ammazzato per sbaglio. Lo ha ammazzato lui per sbaglio, ecco, Sì, faceva una volta che l'inizio. era sbronzo. Una volta che era sbronzo, ha ammazzato il suo amico del cuore, primo. Secondo, si è preso una freccia in India, perché non è che gli indiani, cioè in India è India, e questa faceva molta fatica a guarire. Però aveva dei problemi che poi si erano tradotti anche a livello psicologico. E questi tipi di problemi venivano curati dai medici greci con un estratto di elboro nero, no? Veratro. E naturalmente questi medici sapevano benissimo come usare il veratro, anche perché è pericolosissimo, e sapevano anche che per guarire da quel tipo di depressione indotta in quel modo ci vuole il tempo, c'è niente da fare. Alessandro Magno era uno che il tempo proprio, lui lo mangiava a colazione, lui aveva fretta. E allora cosa ha fatto? Siccome al re non si obbedisce, ha ordinato a questi medici di dargli molta più medicina perché guariva prima. I medici lo sapevano, ma non potevano dirgli o disobbedire al re. E gli hanno dato una dose di veratro abbastanza consistente che questo voleva guarire. In realtà c'è stato un avvelenamento sistematico di tutto l'organismo e Alessandro Magno è morto. Ora, la conoscenza del veratro, cioè l'uso di questa pianta, è una conoscenza che è molto particolare, cioè ci vuole veramente non solo l'intuizione per cosa serve, ma anche la pratica di uso e soprattutto i greci, che non erano degli idioti, cioè non erano i preti o i monasteri qua, no? Cioè, si hanno messo molte generazioni per elaborare tutta la conoscenza. Però il fatto di riuscire a capire l'uso del veratro non è che siano andati là a mangiare un pezzettino, a vedere cosa succede, a sperimentare. No, c'è stato chi ha avuto l'intuizione, chi ha avuto l'intuizione magica attraverso il proprio stomaco a cosa poteva servire, e poi è subentrata la sperimentazione nel corso del tempo. Se noi non ascoltiamo il nostro stomaco, se noi non ascoltiamo quel cervello, non impariamo ad ascoltare quel cervello, non siamo nemmeno in grado di ricostruire quella che è la conoscenza quando quel tipo di conoscenza va perduta. Noi siamo separati dalla natura. Ma il non ascolto delle forze che abbiamo dentro di noi ci porta a una separazione ancora maggiore. Proviamo ad andare un po' più avanti. Ah, e noi in stregoneria praticamente questa conoscenza la recuperiamo attraverso l'ascolto delle correnti vegetative, un dibattito che abbiamo tenuto. Congresso di Psicologia della Repubblica del 25 febbraio 2004. La depressione causa vari malesseri fisici. Attenzione ai malati immaginari, potrebbero essere dei depressi. Psichiatri e specialisti riuniti a Roma per il Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia non hanno dubbi, il malato immaginario non esiste e nella maggioranza dei casi colui che viene etichettato come tale è in realtà un soggetto depresso. Proprio il dolore fisico, affermano gli esperti, rappresenta molte volte un primo importante campanello d'allarme che non va sottovalutato. Non esiste il malato immaginario, ha affermato il presidente della Società Italiana di Psicopatologia Paolo Panchieri, poiché nessuno si inventa un dolore salvo un simulatore. Beh, uno che magari non vuole andare a lavorare, uno che ha altri problemi, si inventa di star male, ma solo un simulatore però. La depressione, ha inoltre sottolineato Riccardo Torta, docente di psicosomatica, non è solo una malattia della psiche, ma anche del corpo. Lo dimostra il fatto che i depressi si ammalano e muoiono di più. Ma quali sono i dolori che possono nascondere uno stato depressivo? Spesso si tratta di dolori lombari, cefalee e crampi addominali, ma anche crisi di pianto, perdita di interesse per le attività abituali. E questo che noi vogliamo mettere in luce è un meccanismo particolare. Cioè, in pratica, sia la malattia fisica è anche malattia psichica, anche i risvolti psichici. La malattia psichica ha anche tutta una serie di risvolti fisici. Cioè, le due cose sono in relazione dialettica fra di loro. Ed è importantissimo che noi sottolineiamo questo aspetto, perché questo aspetto è in aperta contraddizione
di tutto il monoteismo, di tutta la storia del monoteismo, ed è in contraddizione con anche la storia che ha preceduto il monoteismo, comunque che è contemporanea, che si tratta del neoplatonismo e parte del pitagorismo. Perché questo? Perché il corpo non è il contenitore dell'anima o della psiche. Il corpo è l'espressione dell'anima e della psiche. Senza il corpo l'anima e la psiche non esistono. Ed è importantissimo che noi andiamo a sottolineare questo aspetto, perché i cristiani per 2000 anni hanno massacrato i corpi delle persone perché tanto la loro anima non poteva essere toccata. Per cui in realtà hanno massacrato la psiche e l'anima dei bambini attraverso il massacro del corpo dei bambini. Cioè questo è ciò che è stato fatto dai cristiani. E le due cose sono in relazione dialettica, cioè sono in relazione armonica, però ci si dimentica di questo aspetto. Cioè quando una persona perde interesse rispetto alla vita, significa che ci sono dei problemi. Quando la vita pone i problemi fisici, ci sono anche dei problemi psichici. Cioè le due cose ve le trovate sempre assieme. E questo articoletto dei 50.000 che ho riferiti a questo tipo di problematiche è stato inserito proprio per ricordare questo. Non separate mai corpo dalla psiche. La psiche e l'anima sono espressione del corpo ed esistono esclusivamente perché esiste un corpo. Senza il corpo non esisterebbe né psiche né anima. Visto che vogliamo usare il termine anima, tanto fa bello, insomma. E importantissimo questo tipo di aspetto, perché chi vi dice che l'anima precede il corpo, l'anima viene mandata da Dio nel corpo, è una truffa in quanto tutto ciò che noi possiamo vedere è la nascita del corpo, è la nascita del corpo che esprime psiche, che esprime passione, che esprime diletto, che esprime sofferenza, che esprime tutti quelli che sono gli aspetti dell'anima. Attenzione, non è che i cristiani non sapessero questo. I cristiani hanno usato in maniera criminale questo, perché ogni volta che il corpo aveva delle malformazioni, i cristiani accusavano le persone o i genitori delle persone di aver peccato. Per cui accusavano il malato, le persone che avevano dei problemi, di essere dei peccatori. E spesso hanno macellato persone solo perché stavano male, accusando di essere dei peccatori. E i cristiani sono dei criminali. Andiamo avanti ancora. E questo è un trafiletto, quei trafiletti che si scrive tanto per scrivere su giornaletti tipo, da buttare via, credo che sia questo un Tele7, una roba di sto genere. Sono trafiletti in pratica che non hanno nessuna ragione, nessun spessore. E dice questo trafiletto: dolore, soffriamo come chi amiamo. Se una persona a noi cara sta male, anche noi soffriamo. Può sembrare una banalità, ma adesso è stata dimostrata scientificamente. Infatti, in base ai risultati di una ricerca condotta alla University College di Londra, quando assistiamo al dolore di una persona a noi vicina, nel nostro cervello si attivano l'insulina e la corteccia cingolata anteriore. Le stesse zone che entrano in gioco, se a provare dolore siamo proprio noi. E la prova che la compartecipazione al dolore altrui non è solo emotiva, viene documentata dalla risonanza magnetica. Vi ricordate il discorso dell'empatia che abbiamo fatto oggi? Ecco, questo è il meccanismo dell'empatia messo in un atto di compassione, cioè vivere delle stesse passioni. Se però questo meccanismo voi lo leggete solo col dolore, vi dà un significato. Ho compassione per la persona che sta male e che mi è cara. Ma se voi lo estendete, questo concetto, lo universalizzate, io ho compassione per il mondo. Cioè io vivo delle stesse passioni del mondo. Le passioni del mondo si esprimono e passano attraverso me. Io riverso nella mia vita le passioni del mondo che condivido, mi coinvolgono e a cui partecipo. Io sono parte del mondo. Provate un po' a riflettere su che significato ha questa notiziola buttata là. Andiamo avanti.
vi sto rivelando tutti i segreti della stregoneria, eh? Questo non è mai successo, ma tanto i segreti della stregoneria hanno la capacità di non essere nascosti, sono davanti a noi, sta a noi avere gli occhi per vederli. La Repubblica, 2 febbraio 2001. Ecco il segreto della telepatia. USA, svelato il mistero. New York. La capacità di leggere i pensieri altrui è dovuta a precise zone del cervello localizzate nei lobi frontali. A svelare il mistero della telepatia è l'equipe di Donald Tistus della State University of New York. I ricercatori sono arrivati a queste conclusioni dopo aver scoperto che le persone con danni ai lobi frontali hanno difficoltà nel completare due attività richieste loro per capire cosa c'è nella mente degli altri. A questo scopo gli studiosi hanno confrontato la capacità di vedere in prospettiva e l'abilità nell'individuare le menzogne di 32 pazienti con danni in specifiche zone del cervello e di 14 persone sane. La visione in prospettiva, precisano su Brain, è l'abilità di supporre ciò che gli altri possono vedere. Nel primo caso, a fare uno o più errori è stato il 42% del gruppo con lesioni al lobo frontale, contro il 15% delle persone con altri tipi di lesioni cerebrali e il 7% delle persone sane. Risultati simili anche nel secondo test. In pratica, cosa significa telepatia in questo caso? Significa superare le parole, superare la rappresentazione e cogliere dal soggetto che abbiamo davanti tutta una serie di segnali psicoemotivi per cui ci può dire se quello che sta dicendo è vero oppure non è vero, cioè farci supporre, farci intuire la verità o la menzogna in quello che ci viene raccontato. Per fare questo è necessario afferrare tutta una serie di segnali, sia del corpo sia della psiche dell'altro che ci arriva. Naturalmente si possono mascherare, cioè un attore riesce a mascherarne una buona parte di questi. Bene, se abbiamo delle lesioni ai lobi frontali non siamo in grado di cogliere quei segnali. Allora provate un attimino a riflettersi su cosa significa tutto questo. Se io ho delle lesioni significa che non posso più cogliere, ma se io vivo cogliendo i segnali del mondo posso cogliere un numero maggiore di segnali. Ricordatevi sempre che esiste il contrario, cioè se si può diminuire si può anche aumentare, e questo lo facciamo subito dopo, fra un pochetto. Infatti prima di parlarvi dell'amore, no, dopo che vi ho parlato dell'amore, sì, c'è anche che il cervello cambia e cresce. Infatti, perché vi devo parlare dell'amore? Perché è stato scoperto un'altra cosetta che è importantissima. Innamorarsi, come prendere cocaina o pastine di ecstasy. Innamorarsi, come prendere una dose di cocaina o pastiglie di ecstasy. L'equivalenza fra amore e droga è teorizzata dallo scienziato britannico John Marsden, responsabile del National Addiction Center del Maudsley Hospital di Londra. Secondo lo studio riportato sul quotidiano Evening Standard, le reazioni cerebrali e i comportamenti di un innamorato non sono diversi da quelli di un tossicodipendente. All'inizio di una relazione, spiega Marsden, si scatenano nel cervello reazioni chimiche simili a quelle stimolate dalla cocaina o da altre sostanze sintetiche. È come se l'amore fosse una droga naturale. In entrambi i casi si produce una maggiore quantità di dopamina che stimola le aree cerebrali deputate al controllo del piacere. Per il ricercatore, al solo pensare o vedere la persona amata, si scatena una superproduzione di adrenalina che aumenta l'afflusso del sangue verso alcune parti del corpo, come gli organi riproduttivi. Ve la lascio un po' a voi, no? Cioè, quando qualcuno, tipo Gentaglia, come Ratzinger, viene a dirvi che l'Eros serve un dono di Dio per fare figli,
Sarebbe da mandarlo a quel paese immediatamente perché è una volgarità che dice. In realtà l'eros serve soltanto per trasformare gli individui e portarli in relazione con l'altro. Perché la pazzia d'amore, è una cosa che non si controlla. Non so se magari qualcuno vuole mettere in galera le persone per detenzione di sostanze stupefacenti. A questo punto, chi è innamorato finisce in galera per detenzione di sostanze stupefacenti. Tra Beh, poco vabbè. San Valentino. Sì, fra poco è San Valentino. Vabbè. Naturalmente questo studio è stato ulteriormente ampliato. E uno studio USA ha individuato la zona del cervello dell'infatuazione e lì aumenta la dopamina che modifica umore e comportamenti. William Shakespeare lo sosteneva già da 4 secoli or sono, ma adesso giunge una conferma scientifica. Innamorato pazzo. Non è un modo di dire. D'amore è davvero una follia, un'autentica forma di malattia, un cocktail di manie, demenza e ossessione che sconvolge il normale funzionamento del cervello. Spingendoci a comportamenti irrazionali insoliti, incomprensibili, come comporre 100 volte di seguito lo stesso numero telefonico, scoppiare a piangere per un nonnulla, perdere improvvisamente l'appetito, che visti dall'esterno possono essere scambiati per una psicosi. La prova, secondo una ricerca condotta da eminenti neurologi, si trova in una regione del cervello che agisce da termometro delle nostre passioni, dentro la quale, in presenza di un innamoramento, si scatena una tempesta di dopamina, una sostanza chimica prodotta quando desideriamo o aspettiamo un qualche tipo di ricompensa emotiva. Succede agli sportivi, agli scommettitori e ai tossicodipendenti, e ora lo sappiamo, anche alle vittime di Cupido. Che possiamo dunque chiamare, sia ben chiaro, senza intenzione di offendere, dopati d'amore. Lo studio pubblicato dal Journal of Neurophysiology riferisce un esperimento condotto da specialisti di New York e del New Jersey, a cui è sottoposto un gruppo di studenti universitari, tutti nelle prime settimane o nei primi mesi di Love Story. Attraverso migliaia di immagini del cervello ricavate con uno scanner, i ricercatori hanno stabilito che uno, l'amore romantico deriva da una regione del cervello differente da quella dell'eccitazione sessuale. 2. In termini neurologici, l'innamoramento è simile alla fame, alla sete o al desiderio di droga da parte di un tossico. 3. Con il passare del tempo, la tempesta di dopamina gradualmente si riduce, pur senza scomparire del tutto, perlomeno non scompare dopo 2 anni. Dopo 2 anni non sono disponibili dati su relazioni sentimentali più lunghe. 4. Essere lasciati dal proprio innamorato ha un effetto neurologico simile o più forte di quello provocato dalla prima scintilla d'amore. Banali verità, diranno gli innamorati, ma un conto è fidarsi di scrittori e poeti. Il mio amore è come una febbre, scriveva Shakespeare, e un altro scoprire i processi chimici causati dal sentimento nel cervello. La ricerca dei scienziati americani non è la prima di questo genere. Neurologi dell'Università di Pisa, guidati dalla dottoressa Donatella Marazziti, erano giunti alla stessa conclusione per vie diverse, dimostrando che l'amore fa ammattire perché abbassa i livelli di serotonina, una sostanza con l'effetto di un calmante, e un altro studio svolto all'Università di College di Londra aveva rilevato che i circuiti neuronali si modificano durante l'innamoramento, facendo vedere a entrambi tutto rosa, ossia celando difetti e mancanze reciproche. A proposito, il nuovo esperimento indica fra l'altro che quando un amore finisce, i circuiti neuronali restano intatti, pronti a riaccendersi in presenza di un nuovo amore. La febbre, commenterebbe il grande bardo, sale, scende e poi, con un po' di fortuna, torna a salire un'altra volta. In pratica, che cosa abbiamo noi qui? Cioè, se voi avete seguito un attimino, abbiamo un meccanismo biologico, fisiologico, emotivo che è spaventoso. Voi pensate alle persone che sono innamorate, sono state per secoli innamorate e non hanno potuto avere la soddisfazione del loro innamoramento perché dei deficienti pazzi criminali imponevano la castità, imponevano l'odio per il sesso, imponevano
tutto quello che è la sottomissione morale del cristianesimo. Pensate un po' cosa succedeva dentro alle persone quando, con scoppi così potenti di innamoramento, questi non avevano nessun accesso, nessuna via di fuga via, o sfogo. Cioè, solo per questo i cristiani dovrebbero essere in galera. Cioè, solo per questo. Cioè, questa scoperta scientifica dimostra quanto alta era la criminalità cristiana. E attenzione, per quanto riguarda l'astinenza, cioè praticamente le non passioni, erano responsabili anche i neoplatonici, erano responsabili anche gran parte dei pitagorici. Per cui non è che non ci fosse stato anche anticamente questo, però se anticamente era giustificato dal fatto di non creare dolore, perché ogni botta è un figlio, da qualche tempo non è più giustificato questo. Andiamo avanti ancora. E cosa ci dice ancora? La Repubblica del 20 novembre 2003. USA. Almeno due volte a settimana. Se fate l'amore, niente raffreddori. Al posto di vitamina C e infusi di erbe, c'è un modo più piacevole per tenersi lontani dai raffreddori. Chi fa l'amore una o due volte alla settimana sviluppa un anticorpo che fortifica il sistema immunitario. È quanto sostengono due ricercatori della Wicker's University della Pennsylvania, secondo i quali uno o due momenti di intimità con la persona amata producono un aumento della immunoglobina A, una vera barriera contro questo disturbo di stagione. Per cui provate un po' a rifletterci sulle conseguenze dell'astinenza sessuale o di tutta la guerra contro la sessualità che viene fatta dai monoteisti. Cioè è una guerra contro l'uomo, cioè va a distruggere la struttura psichica, la struttura intima dell'uomo. Abbiamo ancora 10 minuti e abbiamo ancora parecchie robette da fare. Mi sa che dovrò continuare la prossima volta. Da Il Gazzettino del 24 agosto 2003. Il cervello invecchia a causa della rigidità tra i neuroni. È la rigidità mentale che fa invecchiare il cervello, che con gli anni perde la plasticità strutturale che lo rende duttile e pronto ai cambiamenti. Lo rivela una ricerca condotta sui topi da un gruppo di scienziati americani guidati da Jeff Lichtman della Washington University School of Medicine di St. Louis. Gli esperti sostengono che quando il cervello perde la capacità di rinnovare le connessioni tra i neuroni, si va incontro a un deficit funzionale. Se voi vi mettete a pregare, questo è sicuro. Secondo quanto pubblicato su Nature Neuroscienze, le terminazioni nervose diverrebbero infatti fisse in tarda età, rendendo impossibile per il cervello imparare nuovi trucchi. Per verificare le loro tesi, gli scienziati hanno seguito l'evoluzione strutturale di una regione del cervello di topi, il ganglio submandibolare parasimpatico. Hanno modificato il DNA delle cavie in modo che i loro neuroni producessero una sostanza fluorescente nelle terminazioni nervose, cioè quelle ramificazioni che sono la base della comunicazione fra cellule nervose, e quindi che fanno da corsia di transito all'impulso nervoso che viaggia nel cervello in attività. La sostanza luminosa è servita loro per tracciare una mappa dinamica delle terminazioni, seguendo nel tempo i cambiamenti cui queste vanno incontro. Così facendo si sono accorti che nei topini giovani le terminazioni nervose scompaiono e si riformano in modo nuovo nel giro di pochi minuti. Insomma, mostrano estrema plasticità. I cambiamenti rapidi sono una risposta interna agli stimoli esterni. I cambiamenti rapidi sono una risposta interna agli stimoli esterni. Man mano che la qualità dei cambiamenti è data dalla qualità degli stimoli, aggiungo io. Man mano che i topini sono sottoposti a nuovi stimoli, i loro neuroni imparano qualcosa di nuovo e si trasformano. Ma nei topi adulti e anziani lo spettacolo luminoso della sostanza fluorescente è molto più statico. Ci vogliono mesi e a volte anni prima di riuscire a vedere qualche modificazione strutturale delle ramificazioni neuronali. Il cervello è come se a un certo punto smettesse di modificarsi come reazione agli stimoli esterni. È questa rigidità che lo fa invecchiare, rendendolo meno capace di nuovi adattamenti. Con questa ricerca, secondo gli scienziati, si apre la strada alla comprensione di molti disturbi nervosi, non solo della terza età, ma anche degli anni dello sviluppo. E questo praticamente si porta
a definire quello che è la modificazione del cervello, la modificazione continua, la crescita continua del cervello. Vi abbiamo già detto in altra situazione che la modificazione continua del cervello, cioè la costruzione continua del nuovo, l'affrontare con passione, con diligenza e con determinazione la propria esistenza, porta a rinnovare continuamente le proprie aree cerebrali. Ebbene, questo si è visto anche nelle persone anziane, anche nelle persone molto adulte. Praticamente, quando la persona non è più attiva nei confronti del mondo, non è più attiva nei confronti della vita, diventa priva di interessi, il suo cervello comincia a irrigidirsi e comincia ad invecchiare. Ma tanto più la persona è attiva nei confronti del mondo e nei confronti della sua attività, la prolificazione della struttura neuronale continua. E questa è la scoperta che sono avvenute e che cominceremo a vedere magari dalla prossima volta che vediamo. Infatti, qui ho un articolo Toccare come vedere, che ci porta anche a nuove barriere. Ho un articolo sulle menti plastiche, sul genio, lo stress dell'intestino e il panico esiste, lo hanno fotografato. E di questo però ne parleremo la prossima volta. Intanto do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Allora, il discorso che toccare è come vedere è una cosa che è abbastanza normale, cioè è una cosa che è abbastanza comprensibile. Perché? Perché quando nostro nonno era nel brodo primordiale non aveva gli occhi, per cui doveva comunque costruire le relazioni col mondo che gli stava attorno, e il mondo che gli stava attorno lui costruiva le sue relazioni praticamente toccando, cioè era il tatto che ha stimolato per primo lo sviluppo della propria intelligenza, lo sviluppo del proprio cervello, chiamiamolo così. Quando dopo i mammiferi hanno cominciato a sviluppare i loro sensi, il senso principale, cioè il senso che ha preso il posto del tatto, è stato si è sovrapposto praticamente al tatto. All'interno del cervello ha sovrapposto la sua capacità di percepire il mondo, sovrapposta a quella del tatto. E questa praticamente la troveremo in tutti i mammiferi, cioè tutti i mammiferi hanno il loro senso principale che va a sovrapporsi all'area del tatto. Dopodiché ogni mammifero, ogni specie ha dato la sua precedenza a una cosa o a un'altra cosa del suo sentire, del suo percepire il mondo. Ed è uno degli elementi che noi dovremmo tenere presente perché noi possiamo vedere anche palpando. Nel Crogiolo dello Stregone c'è un dibattito che riguarda il ritorno nella natura e si intitola Palpare il mondo. E prende la via dal fatto che l'uomo ha le mani e con le mani tocca, con le mani palpa e con le mani tutto sommato ha la relazione sessuale con gli altri, ha la relazione sessuale con la vita. La vita stessa è trasformata dall'uomo attraverso l'attività delle proprie mani. Per cui palpare il mondo è in realtà un'attività che è assolutamente umana e fa parte proprio di noi come specie, più che non di altra specie. Il problema è che toccare e vedere è la stessa cosa, cioè va a incidere sulla stessa area cerebrale e va a fornire gli stessi elementi all'interno del nostro pensato, all'interno del nostro cervello, che danno gli occhi, cioè i fenomeni che percepiamo con gli occhi. Dopodiché uno dice: sono cieco ma ci vedo lo stesso. Beh, sappiamo qual è il meccanismo che fa fare queste cose, non è niente di fuori dall'uomo, ma sono tutte capacità dentro l'uomo che la stregoneria ha sempre svelato, cioè ha sempre utilizzato, e che la scienza sta scoprendo un po' alla volta il meccanismo per cui avviene. Ricordo sempre che la scienza può dirvi il meccanismo, ma come quel meccanismo può essere usato all'interno dell'uomo può farlo solo ed esclusivamente la stregoneria. Una velocissima, pronto? Ciao Ivan. Parlavi prima del rapporto cocaina e amore, no? Sì. Infatti ho un articolo sulla medicina e salute della Repubblica. È praticamente dicembre 2005 e dice è la cocaina da attrarre i più giovani. Mm-hmm. Cioè che c'è un rapporto praticamente... Effetti? Che c'è qualcosa certo. che...
all'interno del nostro cervello che lo assorbe, che certo. Esatto, sì. Non sanno innamorarsi, allora prendono la cocaina. Esatto. Infatti, se parlavi prima appunto il collegamento cocaina, infatti la cocaina è la droga praticamente che fa di più, che c'è il fumo, ma che se... Sì, sì, no, e che poi anche porta anche... Da... Negli anni 70 che c'era l'eroina, che se non piace, però... Sì. Che c'era... Però se era più disinvolto, secondo me, anni 70 si usciva un 68, era più, capito, come rapporti d'amore. Sì, sì, è un altro discorso. Comunque, in effetti, l'uso della cocaina da parte delle persone non dà una soddisfazione diretta, esatto. Ma interferendo su quelle aree che sono le aree del piacere, esatto. Praticamente ti porta a prenderle in continuazione, soltanto che la cocaina ti brucia quelle aree, esatto. Per cui non sei più in grado di innamorarti. Però sostituisce, capisco? Sì, sì, sostituisce il fatto che non sono in grado di innamorarsi, esatto. Cioè non sono in grado di produrla da soli, no? Allora, qualcosa, la via più facile. Esatto, è tutto da fuori. Senza fatica, niente. Va bene, Ivano. Okay, ciao, ti butto giù. Ciao, ciao, ciao. Bene, io vi do appuntamento per, non questo giovedì, per il prossimo giovedì. Il prossimo giovedì ci sarà Francesco. Io spero che Francesco riprenda la voce, perché la sua voce è messa molto, molto male, l'ho sentito oggi, ma comunque dovrebbe recuperare senza problemi, insomma, e mi sostituirà giovedì prossimo. Io vi ricordo, stasera siamo a Montegrotto Terme, dove c'è la riunione di Vica con qualche pagano che verrà, insomma boh. E... appuntamento per il 25 marzo per quanto riguarda il rito dell'equinozio di primavera. Ciao a tutti, metto subito la pubblicità e vi lascio con Stefano.